ribetta flop e prende il pot. Giacomo non ci betta, nessuno 3-bettato K-Don-8. Questa è una giocata abbastanza anomala di Giacomo. Non credo che abbia, che stia mai check foldando flop mentre al turn decide di check foldare. Strano non abbia cibettato K-Don-X. Intanto in Olimp preflop Giacomo contro Lucio, Giacomo domina, c'ha il flush draw superiore, Lucio di nuovo prende una, ancora una volta splitta un Olimp preflop in cui è nettamente dietro, decisamente la fortuna sta ridendo decisamente a Lucio, mi sembra che decisamente nessuno possa smentirmi su questa cosa, al di là dei campanilismi. Lì prende un pot nel quale è comunque al 24% circa il flop, ha splittato un pot nel quale è al 24%, prima ne ha splittato un altro nel quale era al 20% preflop, quello 8-8-10-10, poi ha preso, ha vinto il coin flip a sto K contro 5-5 prendendo tutte e due i board, insomma. Ancora un tribettato da Giacomo che ci betta flop molto connesso, turno e chiude qualsiasi possibile draw. Qui Giacomo checkerà sicuramente, infatti ha checkato. Lucio esce bettando, Giacomo decide di check pushare questo turn con Nut Flush. Direi che questa volta Lucio non può decisamente schiapparla. Partita comunque come da pronostico molto molto interessante. Ovviamente è abbastanza difficile che in un match del genere si vedano grossi squilibri o grossi errori da parte di uno dei due giocatori, per cui molto spesso
la fa anche un po' da padrona la carta e negli spot, diciamo così, che poi fanno la differenza. Giocata interessante di Lucion, che c'è Kalla flop nel suo flop monotone suo tribettato per poi donkare turno e pushare river. Beh, già con un hot flush qui decisamente la fortuna invece è decisamente più a favore di Giacomo. Si cominciano a riequilibrare un po' le sorti. È chiaro che se prendi un hot flush in un heads up del genere in cui hoppo floppa top pair, anche se no kicker su board, però così connesso mi sembra abbastanza standard. Chiaramente anche la giocata di Lucio, anzi estremamente interessante, il check call al flop per donkare turn e river che blankano, visto che fa perdere moltissimo valore a tutti i combo draw possibili di Giacomo sul flop. Match che si è tendenzialmente riequilibrato nuovamente. Vede che c'è Lucion 200 per su un tavolo e 300 per sull'altro, e Giacomo 400 per su un tavolo. Insomma, dovrebbe essere circa uno stack sopra Lucion, ma come vedete gli swing sono continui, per cui non ha chiaramente senso fare questo tipo di telecronaca, visto che purtroppo il mio contributo tecnico, non vedendo le carte di nessuno dei due, soprattutto dovendo seguire quattro tavoli contemporaneamente, è chiaramente parziale. Spero comunque che verrà apprezzato. Comunque mi sembra di poter confermare che Lucium stia aprendo 100% da button, con Giacomo che mixa molto 3-bet, cold call e fold, per cui non gli sta dando, mi sembra, assolutamente nessun tipo di info, così come ovviamente al contrario Lucium non sta dando assolutamente info a Giacomo, con l'unica differenza che aprendo Giacomo 3 pair mi sembra Lucium flatti forse qualcosina di meno preflop, sia più orientato verso il 3-bet fold.
Sono comunque molto curioso poi di sentire i commenti a caldo, anche a freddo, dei due sfidanti. La sfida nella preparazione è stata decisamente molto soft nei toni, grande stima reciproca hanno dimostrato i due avversari. Speriamo che si mantengano.